Curiosa di sapere quali sono i tre segni fortunati della settimana? Scopriamolo insieme ed inizio dal terzo segno, dal terzo posto. Al terzo posto abbiamo il Capricorno. Siete in fase di crescita, di cambiamenti, Saturno ve lo impone insieme con Plutone di transito. Ma è un bel periodo, state rinnovando la vostra vita e siete determinati da una grande logica di arrivare dove vi siete prefissati e crescere anche professionalmente, infatti ci riuscirete. Seconda posizione troviamo il Toro. Ultimamente il Toro è sempre tra i favoriti, con Urano nel segno e con Marte trigono alla Luna. Quindi consiglio di concludere tutto ciò che state valutando. Anche per le situazioni affettive è il momento di essere chiari e concreti su tutto, perché vale la pena ed è meglio non rimandare. Prima posizione c'è il Cancro. Questa sarà una settimana di ripresa. Mercurio entra nel segno, Marte è di transito, perciò saranno giorni pieni, posso dire dinamici. Voi sempre così curiosi, Mercurio vi darà spunti per cambiamenti. Magari ci stavate pensando da tempo, ma in questi giorni sarete pronti per concretizzarli. Complimenti. Vi ringrazio tutti e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, a presto. 40 anni di esperienza, rispetto, condivisione. 40 anni di grande umanità. 40 anni di una professione che richiede assoluta correttezza. Astrologa cartomante Ambra. Un contributo essenziale per dare risposte utili, per ritrovare la tua serenità. Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. L'astrologia, cartomanzia, tutte le tecniche divinatorie possono aiutarti a ritrovare te stesso, la tua strada. Astrologa cartomante Ambra, via Fra Paolo Sarpi 51, Firenze, 055 666 000, anche su Facebook. V3.